Professor Macri, questo accordo che mette insieme ASL Toscana Sud-Est e azienda ospedaliera va a integrare i servizi e il personale su alcune discipline. Da un punto di vista medico-legale, che cosa comporterà? Ogni volta che si fa una progettazione per migliorare e implementare i servizi, c'è un riflesso medico-legale che è quello della responsabilità, perché più i servizi sono pronti, qualificati ed in grado di fornire le prestazioni tempestivamente e con grande efficacia, e minore sarà il rischio professionale. Sono novità per quanto riguarda la medicina legale ospedaliera? Sì, ci sono novità perché stiamo cercando i medici che sono in arrivo. Ovviamente dobbiamo trovare dei medici legali preparati al rapporto con i clinici, li stiamo cercando. Stiamo avendo delle risposte, quindi penso che a breve dovremmo avere la notizia ufficiale. Potrebbe essere pensabile l'idea che nel nuovo ospedale potrebbero trovare spazio stalle autoptiche? Qui sfonda la famosa porta aperta, perché è chiaro che la medicina legale auspica che l'ospedale assolva ai propri obblighi anche in ordine alla medicina tanatologica e agli accertamenti, perché la sede dove si fanno gli accertamenti è anche una sede di apprendimento, non solo una sede di verità ma anche una sede di apprendimento per tutti i medici che lavorano. Quindi sicuramente io farò di tutto per quanto mi concerne per promuovere la realizzazione di sale autoptiche non solo a norma ma di eccellenza.